Pace a tutti, amici e fratelli cari nel Signore, eccoci di nuovo qui, di nuovo in una seduta. Benedetto è il nome del Santo Signore. Vogliamo leggere l'Evangelo di Marco, leggeremo il capitolo 9, i versi che vanno dal 14 fino al 29. Leggiamo. Poi, venuto ai discepoli, vide una grande moltitudine d'intorno a loro e degli scribi che questionavano con loro, e subito tutta la moltitudine, vedutolo, sbigottì, e accorrendo lo salutò. Ed egli domandò agli scribi: che questionate fra voi? E uno della moltitudine, rispondendo, disse: Maestro, io ti avevo menato il mio figliuolo, che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende, lo atterra, e allora egli schiuma, stride i denti, diviene secco. Ora io avevo detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendogli disse: o generazione incredula, fino a quando ormai sarò con voi? Fino a quando ormai vi comporterò? Menatemelo, cioè portatemelo. Ed essi glielo menarono, e quando egli l'ebbe veduto, subito lo spirito lo scosse con violenza, e il figliuolo cadde in terra e si rotolava schiumando. Gesù domandò il padre di esso: quanto tempo è che questo gli è avvenuto? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza, e spesse volte l'ha gettato nel fuoco, nell'acqua, per farlo perire, ma se tu ci puoi far qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, sclamando con lacrime, disse: lo credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. E Gesù, vedendo che la moltitudine concorreva a calca, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito mutolo e sordo, esci fuori di lui, io te il comando, e giammai più non entrare in lui. E il demonio, gridando e straziandolo forte, uscì fuori, e il fanciullo divenne come morto, talché molti dicevano: egli è morto. Ma Gesù, presolo per la mano, lo levò e lo rizzò in piedi. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo domandarono in disparte: perché non abbiamo noi potuto cacciarlo? Ed egli disse loro: questa generazione di demoni non esce per alcun altro modo che per orazione e per digiuno. Amen. Fino qui la lettura del Sacro Evangelo di Gesù Cristo. Il presente quadro è infinitamente di benedizione per la Chiesa di Gesù Cristo, perché esso ci rivela in modo accurato le realtà delle cose spirituali che ci circondano, la loro natura, la loro determinazione e la loro pericolosità, ovvero nocività. L'esistenza del diavolo ormai è nota ed è indiscutibile. Benedetto è il nome del Signore. Non parlare di essa, non parlare che c'è un diavolo, non parlare che ci sono dei troni e dei principati malefici che stanno distruggendo questo mondo, è un danno altrettanto grave come fare il contrario, cioè non far altro che parlare di queste cose, al punto che si parlerà più del diavolo che di Dio. Pensate che ci sono chiese che passano ore ed ore ed ore a sgridare demoni sopra le città, davanti le città, dentro le loro chiese, e magari non spendono neanche 5 minuti a lodare il nome di Dio. Mi dispiace dirlo, ma queste chiese non stanno camminando nella verità dell'Evangelo. Qualcuno dirà: ma stai giudicando? E io rispondo: no, sto semplicemente predicando. E poi dove sta scritto che non devo giudicare? Se quello che si fa, se quello che si dice, se quello che si predica è giusto, ossia sbagliato, se è da Dio,
o non è da Dio, se è luce o è tenebre. Quando qualcuno non gli piace ascoltare quello che stai dicendo, immediatamente ti punta il dito e ti dice: stai giudicando. Quando la parola di Dio invece ci dice che dobbiamo giudicare ogni cosa, valutare ogni cosa. Ma purtroppo i versi della Bibbia vengono presi un po' come dire, ciascuno come meglio gli viene confacente. Vogliamo leggere Matteo 7, 1 e 2, che sono i versi che vengono utilizzati per dire che non bisogna giudicare andando così contro la parola di Dio. Leggiamo Matteo 7, 1, 2, ne abbiamo già parlato in altre sedute, ma continuiamo a farlo perché è importante che il popolo venga ammaestrato nella sana e corretta verità dell'Evangelo. Attagliamo rettamente la parola di Dio, come appunto comanda l'Apostolo Paolo alla Epistola a Timoteo. Ora leggiamo Matteo 7, 1 e 2, dice così: non giudicate a ciò che non siate giudicati, per ciò che di qual giudizio voi giudicherete sarete giudicati, e della misura che voi misurerete sarà altresì misurato a voi. E normalmente si legge fino qua, ma non si continua mai a leggere, e allora la persona poco attenta o la persona che non investiga le scritture si mangerà la foglia. Ma noi non siamo chiamati a mangiarci la foglia, ma siamo chiamati a giudicare. Adesso lo vedremo. Vogliamo invece di fermarci qui dove c'è un punto, nell'originale non troviamo punti, benedetto il nome del Signore, e quindi se continuiamo a leggere nel verso 3, dice quanto segue: e che guardi tu il fuscello che è nell'occhio del tuo fratello, e non scorgi la trave che è nell'occhio tuo. E ancora, ovvero come dici al tuo fratello: lascia che io ti tragga dell'occhio il fuscello, ed ecco la trave è nell'occhio tuo. Ipocrita, trai prima dell'occhio tuo la trave, e poi ci vedrai bene per trarre del tuo fratello il fuscello. Come vedete, qui sta dicendo di non giudicare nel senso di ipocrisia e ovviamente di condanna. Tu stai giudicando gli altri quando tu fai le medesime cose. Tu stai giudicando un fornicatore, un adultero, un bugiardo, un omosessuale, un bestemmiatore, quando tu stesso fai le medesime cose ma le fai di nascosto. E allora stai giudicando, stai condannando e sei un ipocrita. Questo è il giudizio che la scrittura condanna ed odia, e se lo si confronta con Romani capitolo 2, lo vado a cercare nella mia Bibbia, benedetto il nome del Signore, vogliamo tagliare rettamente la parola di Dio. Lo sto cercando, Romani capitolo 2 verso 1, mentre lo cerco parlo, il Signore ci ha chiamato a predicare tutto l'Evangelo. In Ezechiele capitolo 33, guai a chi non lo fa. E quindi Romani capitolo 2 verso 1 dice: perciò, o uomo, chiunque tu sii che giudichi, tu sei inescusabile. Se ci fermassimo qua, commetteremo lo stesso errore di prima, ma se continuiamo a leggere il quadro sarà sempre più chiaro. E infatti, perciò che in ciò che tu giudichi gli altri tu condanni te stesso. E ancora una volta, se ci fermassimo qua, decontestualizzeremo il tutto, ma se continuiamo a leggere, poi ci si aprirà appunto il quadro. E dice così: poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Ed ecco qui che non ci dice che non dobbiamo giudicare, ma che non dobbiamo essere ipocriti nel giudicare. Infatti, cosa vuol dire giudicare? In italiano giudicare vuol dire, potete prendere un dizionario, un vocabolario, in italiano giudicare vuol dire valutare, vuol dire decidere, vuol dire ragionare, cioè utilizzare il raziocinio che lo Spirito Santo ci ha donato, pensare, decidere, pesare se quello che ci viene detto, se quello che ci viene predicato, se quello che ci viene annunciato, se quello che ascoltiamo, se quello che vediamo è giusto o è sbagliato.
è da Dio o è dal maligno. Vogliamo leggere Prima Corinti, capitolo 14, vado a cercarlo, Prima Corinti, capitolo 14, l'ho trovato, leggeremo il verso 29. Leggiamo: parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Ai ai ai, ma come? Non bisognava non giudicare? Qui dice tutto il contrario, che dobbiamo giudicare. Ma è il giudizio ipocrita che non dobbiamo avere, il giudizio di condanna che non dobbiamo avere. Infatti non siamo noi che condanniamo, ma è la scrittura che condanna. E quando un servo, un ministro di Cristo, dice che chi fa tali cose andrà all'inferno, perché così dice il Signore, chi ruba andrà all'inferno, chi fa la cartomanzia, chi consulta gli pitoni, gli stregoni, gli indovini, i maghi, andrà all'inferno. Quando noi diciamo queste cose non stiamo condannando, ma stiamo predicando. Benedetto è il nome del Santo Signore. Ora qui ci dice di giudicare, sì, perché se non giudichiamo non potremo sapere se ciò che ci viene annunciato è da Dio o non è da Dio. E questo viene confermato da Galati 1:8. Vogliamo leggerlo? Vogliamo leggere Galati capitolo 1 verso 8, lo vado a cercare nella Bibbia, eccolo qui. Leggiamo: ma quando anche noi o un angelo del cielo vi evangelizzassimo, oltre a ciò che vi abbiamo evangelizzato, sia anatema. E ancora lo ripete, quando la scrittura ripete le cose, sta dicendo opponimento, attenzione. Ricordate Cristo, quando lui iniziava i discorsi dicendo in verità, quando il Signore dice in verità, cioè amen, amen, nell'originale, sta dicendo attenzione. E ancora qui, quando ripete le cose per la seconda volta, è come se dicesse in verità, cioè attenzione, attenzione. E quindi nel verso 9 ripeterà quello detto nel verso 8. Come già abbiamo detto, da capo ancora dico al presente, se alcuno vi evangelizza oltre a ciò che avete ricevuto, sia anatema. Benedetto il nome del Signore. Ed ecco qui che al verso 8 ci dice: anche se un angelo del cielo ci apparisse, cioè se avessimo una manifestazione straordinaria delle cose dell'aldilà, comunque dobbiamo giudicare ogni cosa. Ora, se dobbiamo giudicare ciò che chiamiamo, utilizziamo adesso un linguaggio informale, se dobbiamo giudicare ciò che è soprannaturale, cioè ciò che non è naturale, ciò che non appartiene a questo mondo nostro naturale, se dobbiamo giudicare il soprannaturale, quanto più dovremo giudicare il naturale, cioè le persone, le azioni, le opere che si compiono intorno a noi, davanti a noi, se sono da Dio o se non sono da Dio. Pertanto, nell'annunciare la verità dell'Evangelo, dobbiamo dire che fare queste cose, stare ore e ore e ore a sgridare gli spiriti nelle città, benedetto il nome del Signore, non ci porterà esattamente a un bel nulla, tanto più che non troviamo nella parola di Dio che nelle riunioni che si facevano si passava ore ed ore a sgridare i demoni davanti alle città o nel mondo, benedetto il nome del Signore. Al contrario, come abbiamo letto qui in Prima Corinti nel capitolo 14, abbiamo letto il verso 29, ma se leggiamo il verso che va dal 26 al 39, troviamo descritto in maniera tangibile, palpabile, dettagliata e rigorosa, ineccepibile, nonché particolareggiata, la maniera su come si deve compiere, realizzare o svolgere la riunione del comune radunarsi, appunto come denominata in Ebrei 10:25. Bene, chiarito ciò, detto ciò, prima di passare al tema centrale di questa seduta, avente per oggetto i bambini indemoniati, come e perché lo diventano, è decoroso spendere qualche parola, anche se in maniera generale e pragmatica,
sull'esorcismo. Vi prego di non lasciarvi spaventare da questo, da questa parola. La vedremo da un punto di vista biblico, visto che la parola di Dio parla di questo. Siamo stati chiamati, come ha detto Gesù, a andare per tutto il mondo e a predicare, benedetto il nome del Signore, tutto questo Evangelo. Ora ciascuno predicherà l'Evangelo laddove è stato chiamato. Io sono stato chiamato a predicarlo a Roma e quindi lo faccio a Roma, ma tramite il canale appunto online della rete abbiamo la possibilità veramente di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, pur senza muoverci ed essendo fedeli appunto alla chiamata che il Signore ci ha fatto a predicare ognuno nel proprio posto. Benedetto il nome del Signore. Quando Cristo ha detto predicate tutto l'Evangelo, non ha detto predicate tutto l'Evangelo ma l'Apocalisse non la predicate. Mi sembra che non ha mai detto una cosa del genere, quindi attenzione a predicare alcune cose sì e altre cose no. Quando ogni parola è scritto, ogni parola della parola di Dio è purgata con il fuoco. E predicare tutto l'Evangelo senza togliere, senza aggiungere, è un compito, un dovere, un comandamento. E predicare anche dell'Apocalisse è un comandamento altrettanto importante come predicare dell'Evangelo di Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni, o predicare della Genesi, predicare della Torah, quindi del Pentateuco, predicare dei libri profetici, dei Salmi, delle Epistole Paolini, dei libri storici, eccetera. Ogni libro va predicato e ogni libro è importante altrettanto all'altro libro, tanto più che l'Apocalisse inizierà con queste parole: beato chi legge le profezie, la profezia di questo libro. Perché alcuni dicono che non bisogna predicare l'Apocalisse, che è un libro pericoloso, che è un libro che invece crea, come dire, agitazione, quando il Signore invece ci dice che chi legge il libro dell'Apocalisse è beato, perché è meglio ascoltare Gesù, secondo me, che ascoltare l'uomo, e queste cose dobbiamo predicarle, dobbiamo annunciarle, perché siamo vedette. E il Signore ci avverte in Ezechiele capitolo 33 che tu che sei vedetta, se taci, certamente io domanderò conto di te nel giorno del giudizio. E ancora Gesù dirà: se voi, se questi, se costoro tacciono, le pietre grideranno. E oggi stiamo assistendo a questo fenomeno, che le pietre, cioè il mondo, sta addirittura annunciando l'Evangelo di Gesù Cristo, che molti, benedetto il nome del Signore, non fanno. Ed ecco qui che scienziati atei stanno portando alla luce, pur non essendo dei cristiani, le profezie descritte nella Apocalisse, benedetto è il nome del Signore, e le stanno studiando molto da vicino e stanno constatando come queste veramente sono fedeli e che la storia si sta veramente chiudendo sotto ai nostri occhi, quando ci sono credenti che dicono di non leggere la Apocalisse. Che tristezza! E qualcuno dirà: stai giudicando? Sì, sto giudicando, devo giudicare, devo predicare, dobbiamo farlo, dobbiamo giudicare e dobbiamo insegnare al popolo ad ascoltare la verità della parola di Dio, e chi vorrà ascoltarla allora sarà salvato, chi non vorrà ascoltarla allora è già condannato. E permettetemi questa espressione: non dobbiamo avere peli sulla lingua. Benedetto è il nome del Santo Signore. Dobbiamo amarci, appunto per questo predichiamo, perché l'amore non tace la verità. L'amore dice al perduto: se tu fai questo andrai all'inferno. E se io non avessi amore direi tutto a posto, va tutto bene, pace pace, quando in verità pace non c'è, ma c'è solo morte. Santo è il nome del Santo Signore. E quindi adesso vogliamo tornare al nostro argomento, un tema abbastanza difficoltoso
da trattare e con l'aiuto del Signore vogliamo cercare di farlo secondo le nostre possibilità. Benedetto è il nome del Cristo. E quindi, come abbiamo già detto, non vi impaurite su questa parola esorcismo, ma questo si trova scritto nella parola di Dio e vogliamo trattare anche questo argomento, anche se in maniera generale e pragmatica. Ora, come abbiamo detto, l'esistenza dei demoni nel pianeta Terra è praticamente indiscutibile. Magari noi non possiamo vederli, ma certamente possiamo vedere i danni che conseguono la loro, appunto, esistenza. Ora, l'avvento di Gesù sulla Terra comincia con un attacco di Satana. Questo si trova scritto in Matteo capitolo 2, dai versi che vanno dal 13 al 18. Ricordate la strage dei fanciulli, dove Erode il Grande diede ordine di uccidere tutti quanti i fanciulli di Betlemme sotto i 24 mesi, sotto i 2 anni. Ancora il ministero di Gesù in Matteo 4:1-11 inizierà nella stessa maniera, con un attacco di Satana verso la sua persona. Prima Pietro, capitolo 5, verso 8, parla del diavolo e dice, leggiamo, il diavolo, a guisa di leone ruggente, va attorno, cercando chi egli possa divorare, benedetto il nome del Signore. Altro che se non esiste. Vedete, la scrittura parla molto dei demoni, parla molto di queste cose. Gesù stesso parlò dei demoni e li sgridò moltissimo. Troviamo tanti passi dove il Signore appunto affronta il nemico, e in più parlò molto anche dell'inferno. E come già detto nel nostro video Sheol, soggiorno dei morti, inferno, il Signore ha parlato più dell'inferno che del paradiso, proprio per metterci in guardia di queste verità. Vogliamo anche leggere Efesi capitolo 2, i primi 2 versi. Leggiamo, ha risuscitato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali già camminaste, seguendo il secolo di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che opera al presente nei figlioli della disubbidienza. Abbiamo letto appunto la parola opera, c'è uno spirito che opera, cioè che agisce, cioè che spinge, cioè che interviene nei confronti dell'umanità per fargli fare tutto ciò che va contro i sani principi e insegnamenti dell'Evangelo. Un giorno qualcuno mi domandò cos'è il peccato, e sappiamo tutti cos'è il peccato, e mi riferisco a tutti coloro che conosciamo la Sacra Scrittura, la quale è essa che ci dà il significato della parola peccato. Ed è questo: il peccato altro non è che la trasgressione della legge. Quale legge? La legge di Dio, che si trova in un solo posto, la Sacra Bibbia, la Sacra Parola. Benedetta sia questa Sacra Parola, santo è il nome del Signore. E quindi il diavolo, i demoni, questi spiriti operano nel presente secolo, nel presente, nei confronti dei figlioli della disubbidienza. Quindi operano in loro, spingono queste persone a far tutto, a fargli fare tutto ciò che va contro l'Evangelo di Gesù Cristo. Qualunque comandamento, anche il più piccolo, si trovi nell'Evangelo di Gesù Cristo, nella Sacra Bibbia, questo spirito opererà in questi personaggi per fargli trasgredire anche quel comandamento, per quanto piccolo esso possa essere. Ecco qui che c'è uno spirito nel mondo che opera. Nel greco si leggerà testualmente operante, appunto, energontos. Bene, vogliamo subito però precisare un qualche cosa di molto importante, non vorrei che vi spaventiate. Infatti, vogliamo precisare
che pensare che chiunque non sia cristiano sia un indemoniato, attenzione, questo è il più grande errore che si possa fare. Questo, come abbiamo già detto, certamente è un argomento difficile, ma nelle nostre capacità vogliamo cercare di parlarne e di, appunto, portare a delucidazione questi temi che la parola di Dio, appunto, a sua volta ci porta a noi, affinché possiamo conoscere queste verità. Quindi attenzione, non tutti coloro che non sono cristiani sono indemoniati. Il Signore ha messo una coscienza dentro di noi, e questa coscienza ci dice ciò che è bene, ci dice ciò che è male, e questa coscienza è stata messa da Dio perché l'uomo può seguire questa coscienza. Altrimenti, se l'uomo non poteva seguire questa coscienza, Dio sarebbe stato ingiusto di mettere una coscienza dentro l'essere umano che lui non può seguire. Ma invece Dio è giusto, e la coscienza giusta che ha messo nell'essere umano è tranquillissimamente abilitato a seguire questa coscienza. Ovviamente, per essere liberati dal peccato non possiamo farlo da solo, ma abbiamo bisogno unicamente, solamente e necessariamente dell'intervento dello Spirito Santo. Questo è un altro discorso che adesso esula dal nostro contesto. Ora però vogliamo finire questa piccola parentesi. Ora ci sono molte persone che seguono questa coscienza pur non essendo dei credenti, dei cristiani. Io, per esempio, nel mio posto di lavoro, lo dico con allegrezza, vedo dei miei colleghi che non sono dei cristiani, eppure fanno delle cose che mi lasciano sbigottito. In un mondo così perverso, pieno di pornografia, pieno di, come dire, ormai oggi il sesso è diventato il pane quotidiano, eppure queste persone, nonostante non sono dei credenti, dei cristiani, sono fedeli ai loro partners. Io rimango sbigottito. Eppure non sono dei cristiani? In un mondo così, dove oggi ormai la fedeltà coniugale, lo vediamo dai dati, dai divorzi, è diventata qualcosa di molto rara, questa fedeltà coniugale, eppure questi, nonostante non sono dei cristiani, eppure riescono a fare cose buone, ad ascoltare questa coscienza che gli attesta ciò che è bene e ciò che è male. Infatti l'epistola, e vado a chiudere, l'epistola ai Romani, i primi due capitoli, parla in maniera dettagliata e attenta di queste cose. L'essere umano ha ricevuto questa coscienza che gli attesta ciò che è bene e ciò che è male, in attesa, attenzione, in attesa, appunto, che arrivi a questa coscienza la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Infatti la coscienza che Dio ha messo nell'essere umano non andrà mai contro l'Evangelo di Gesù Cristo e contro Dio, ed è la coscienza stessa che ci attesta che c'è un Dio. Benedetto il nome del Signore. Ed ecco qui che il Signore ha detto: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo, chi avrà creduto sarà salvo, chi non avrà creduto è già condannato, cioè non sarà salvo. E quindi ecco qui che tu puoi ascoltare ed essere bravo quanto vuoi, ascoltare la tua coscienza, ma quando arriva la predicazione dell'Evangelo di Gesù Cristo, quella coscienza ti attesta che c'è un Dio, quella coscienza ti attesta che Gesù è la verità, e se tu non accetti e indurisci il tuo cuore, tu stai andando contro la parola di Dio e contro la stessa coscienza che ti dice che invece Dio c'è, che l'Evangelo è la verità, e di conseguenza puoi fare tutte le opere più pie del mondo, ma se rifiuti, ha detto Cristo, la predicazione dell'Evangelo, certamente non sarai salvato. Questa è parola di Dio. Ora però qui ci siamo un attimino deviati dal contesto, ma penso che sia stato necessario magari farlo in maniera generale. Benedetto è il nome del Santo Signore. Quindi ecco qui che vogliamo precisare, lo abbiamo fatto, lo rifacciamo, ripetiamo nuovamente,
che è bene che sia chiaro che non tutti coloro che non sono cristiani certamente sono indemoniati, assolutamente no, questo sarebbe un grave errore pensarlo. Bene, dietro di noi, quindi nel mondo, nell'aria, ci sono una vastissima moltitudine di spiriti maligni, i quali ci spingono a peccare. Questo fenomeno viene denominato tentazione. Ora, se il tentato resiste, come abbiamo già parlato, alcuni ascoltano la coscienza. Ora, se il tentato resiste, bene, ma in caso contrario, una volta commesso il peccato, quindi l'azione, si sta aprendo una porta a queste entità, in quanto praticamente con compiere l'azione si sta facendo una dichiarazione, ovvero si sta consentendo che questi spiriti possano entrare dentro di noi. Vedete, 50 anni fa non c'era la delinquenza che c'è oggi. Raccontano i nostri anziani che allora si lasciava la chiave attaccata alla porta nella parte esterna della serratura. Vero è che il male vi è sempre stato, ma mai in maniera generale e globale come oggi. Infatti oggi dove vai è sempre la stessa, perdonatemi questa espressione, pagnotta. Mentre invece anticamente era circoscritta, vedi Sodoma e Gomorra e le altre due o tre città circonvicine. Ora 60 anni o 70 anni fa non era impossibile trovare una ragazza di 25 o 30 anni vergine da poter sposare. Ai nostri giorni è quasi impossibile trovarne una sola a 16 anni. È molto difficile, non dico che non ci siano, specialmente nelle famiglie cristiane, ma ahimè, così non è. Questo vale anche per i maschietti, non solo le femminucce. Ora, cosa è successo? Bene, di tutte queste cose ne parleremo man mano che andrà avanti questa seduta. Benedetto il nome del Signore, ma certamente questo spirito che opera nel mondo e al presente sui figli della disubbidienza, come abbiamo letto in Efesini capitolo 2, i primi versi, questo spirito spinge a commettere azione dopo azione contro la parola di Dio, e una volta commessa un'azione, quello spirito troverà una porta aperta nel cuore, comincerà a entrare, poi un'azione ne porterà un'altra, e poi a un'altra, e poi a un'altra, come è scritto nel Salmo 42 nel verso numero 7. Bene, se non hai mai rubato e vieni spinto a farlo, vieni tentato a farlo, quindi questo spirito che opera, cioè ti spinge, cioè ti tenta, bene, come tu compierai questa azione, hai già aperto il tuo cuore a quello spirito e continuerai a farlo sempre di più. Se non hai mai guardato la pornografia e vieni spinto a farlo e cedi a questa tentazione, una volta guardata, poi verrà la seconda volta e poi verrà la terza volta, e se continuerai fino al punto che diverrai completamente preda di quello spirito, e allora non potrai più fare a meno di vivere sotto questo influsso, sotto questa malattia. Oggi si chiama malattia, ma in verità malattia non è. Infatti, da quando il mondo è il mondo, mai nessun malato è andato e andrà all'inferno. Non si parla di malattia, si parla di peccato. Una volta qualcuno ha detto: le chiese sono piene di malati, e qualcun altro ha risposto: sì, ma come in tutti gli ospedali, se qualcuno non vuole essere curato non c'è niente da fare. Già, e io rispondo altrettanto, aggiungo che la malattia non porta all'inferno, perché Dio non
castigherà mai nessun malato, ma i peccati sì. Chiamiamo per nome le cose. Non sono malattie, sono peccati. Benedetto è il nome del Signore. Ahimè, ci si sta scostando sempre di più dalla sacra verità dell'Evangelo, come è stato profetizzato. Verranno tempi duri e difficili, dove prima del rapimento della Chiesa si dovrà manifestare l'apostasia, altro che risveglio. La parola di Dio parla di risveglio, sì, ma distinguiamo i due popoli. C'è un popolo materiale e un popolo spirituale. Una cosa è il popolo di Israele e una cosa è il popolo spirituale di Dio, che è la Chiesa. Quando Israele si convertirà a Cristo, infatti potete leggere Romani capitolo 11, dove dice chiaramente che Israele è il popolo di Dio, allora ci sarà quel risveglio nel popolo di Dio, che sono i 144.000, benedetto il nome del Signore, e quella si riferisce chiaramente, esplicitamente, tassativamente al popolo di Israele. Allora questi si convertiranno, ma già la Chiesa non ci sarà più e sarà stata rapita. Benedetto il nome del Signore. Questa è la pioggia che parla Gioele della prima e dell'ultima raccolta, ovvero stagione. Benedetto il nome del Signore. Ma per l'altro popolo, che è la Chiesa, per l'altro popolo non ci sarà nessun risveglio negli ultimi giorni, ma piuttosto ci sarà l'apostasia. Ma quanto ci stiamo discostando dalla verità dell'Evangelo, quanto si sa poco di tante cose sto vedendo, benedetto il nome del Signore. E con l'aiuto del Signore vogliamo parlare di queste cose. Spesso sento dire persone che il popolo di Israele non è il popolo di Dio. Ah, ecco, allora vogliamo cancellare Romani 11, vogliamo cancellare Romani 10, vogliamo cancellare le migliaia di promesse di restaurazione che ci sono nella parola di Dio, vogliamo cancellare anche il fatto che Gesù tornerà proprio in Gerusalemme, vogliamo cancellare Zaccaria 14, Zaccaria 12, vogliamo cancellare il fatto che Gesù ha detto che sarebbero ritornati nella loro nazione. Questo è avvenuto nel 1948, e tante altre cose. Ora, benedetto è il nome del Signore. Vogliamo continuare a parlare di questi influssi, queste spinte, questi demoni che operano nel presente secolo sui figli della disubbidienza e che ci spingono ad andare contro la parola di Dio, soprattutto a non porre fede nella parola di Dio, o porre fede a qualche cosa sì e a qualche cosa no. Bene, questi spiriti fanno tante cose per spingerci. Un altro esempio potrebbe essere, che ne so, se non hai mai giocato a carte, scommettendo a soldi, e inizi e poi continui e poi una volta e due volte e un mese e due mesi e scommetti soldi e soldi e soldi, arriverai a un punto, commettendo queste cose, che apri delle porte a questi spiriti, questi entrano, e questo spirito troverà talmente tanto spazio dentro al tuo cuore che vi entrerà con tutta la sua furia e ti governerà al 100%, fino al punto che migliaia di persone sono arrivate a giocarsi i propri beni, ivi compreso la propria casa ed anche la propria moglie. Queste cose le ho sentite io con le mie orecchie. Cosa pensate che ci sia dietro a tutto questo? Questi sono spiriti maligni. Tu puoi anche non credere nel diavolo, ma esso rimane, anzi ci sguassa sopra, perché una delle armi più potenti che utilizza Satana è far credere alle persone che lui non esiste. Quindi tu puoi anche non credere, ma lui rimane, così come puoi anche non credere che Dio esiste, ma comunque Dio rimane, a prescindere se ci credi o se non ci credi. Ora, anche io ho le mie credenze e io non credo che sulla faccia della terra vi sia un solo ateo. Bene, ora, a secondo di quello che si fa, parlando appunto di peccato, di azioni, gli spiriti maligni inizieranno a operare, entrando nell'individuo che vi si presta, benedetto il nome
del Signore che vi si presta a queste azioni, queste determinate azioni. Ciò avviene ovviamente in maniera graduale e in base a ciò che si fa. Una persona che inizia a consultare cartomanti, stregoni o altro, aprirà una porta a questi spiriti e quando ci si spinge oltre e oltre e oltre fino al punto di iniziare anche a fare sedute spiritiche, come mi raccontava un collega mio che a un certo punto dentro casa sua volava tutto, quindi ha dovuto smettere, si è spaventato e ha fatto bene, e fino ad arrivare a fare sedute spiritiche, questi spiriti entreranno ancora di più in te, sempre di più, e una volta che si entra, l'individuo entra a far parte anche di sette sataniche o massoneria, illuminati, eccetera eccetera, raccontano coloro che sono usciti da queste sette che per passare di livello dovevano compiere determinati riti, azioni, e compiendo queste azioni di peccato, facendo questi giuramenti, dicendo queste frasi ingiuriose e quant'altro, praticamente si apriva la porta del loro cuore a queste entità, le quali entrando dentro di loro gli davano tra virgolette più potere. Già, la stessa storia di Adamo ed Eva, che gli ha promesso il potere, la conoscenza, il diventare come Dio, il sapere, tutte queste cose. Ma la vera sapienza, dice la parola di Dio, è conoscere Dio, amare Dio e fare la sua volontà. Meglio essere il più grande ignorante della faccia della terra, analfabeta, ma avere Dio nel cuore. Quello è un vero saggio. Altro che, a cosa servirà l'uomo se dopo aver conquistato tutta la terra poi perderà l'anima sua per tutta l'eternità e nelle pene eterne, nelle sofferenze eterne, indescrivibili. Prova a metterti un secondo sotto l'acqua bollente della doccia e vedi come si sta bene. Pensa a una vita eterna in un posto che è molto peggiore di quell'acqua. Oggi, se udite la sua voce, dice il Signore, non indurate i vostri cuori. Ora, quanto detto fin qui ci fa capire che non tutti sono impossessati e non tutti, ovviamente, gli impossessati hanno lo stesso livello di impossessamento. Infatti abbiamo parlato di coscienza, che ci sono persone che seguono la coscienza, quindi non sono assolutamente impossessate, benedetto il nome del Signore, e quindi certamente hanno bisogno del Cristo per essere salvate. Ma appunto, questa è un'altra situazione. Ora, non tutti sono impossessati e impossessati non tutti hanno lo stesso livello di impossessamento. Pertanto i demoni esistono e come, e alla luce della parola di Dio vogliamo esaminare, come già accennato prima, come funziona un esorcismo. Ripeto, non vi spaventate da questa parola, la Bibbia ne parla e noi vogliamo farlo. Benedetto è il nome del Santo Signore. Lo faremo in maniera generale, pragmatica. La prima cosa che dobbiamo giudicare è se ci troviamo davanti un vero indemoniato, oppure semplicemente davanti un malato, oppure davanti una sceneggiata da baraccone, o semplicemente davanti a qualcuno che è convinto di essere indemoniato, quando in verità altro non è che un povero malcapitato in mano a dei credenti che vedono il diavolo dappertutto, quando in verità non c'è proprio un bel niente, e che gli hanno messo in testa a questo sventurato di essere un indemoniato. Personalmente mi sono trovato davanti a una situazione di questo genere, dove appunto si trattava di una persona che praticamente era semplicemente convinta di essere indemoniata, quando in verità era più sana di chiunque altro, o addirittura di persone che semplicemente avevano delle malattie di testa o quant'altro, che non aveva assolutamente nulla a che fare
con queste cose qui sataniche e quant'altro. Come si ammala il corpo, ricordiamo, come si ammala il corpo, si ammala anche la testa. Se ti salta in testa una piccola vena, praticamente ti puoi anche ammalare, e certamente non c'entra niente né il diavolo né nulla. La malattia esiste, esistono i raffreddori ed esistono anche malattie di natura come dire neurologica. Benedetto è il nome del Signore, impariamo sempre a distinguere, abbiamo i piedi ben per terra, siamo saldi, siamo razionali, siamo coscienti, non vediamo il diavolo dappertutto, perché non è dappertutto, c'è, esiste, se ne parla, la scrittura ne parla, ma attenzione ad essere sempre equilibrati. Benedetto è il nome del Signore, e allo stesso tempo non facciamo invece l'opposto contrario, che magari non ne parliamo per niente, cerchiamo sempre di essere bilanciati. Questo è un argomento che stiamo facendo e lo faremo questa volta. Benedetto è il nome del Signore, perché dobbiamo conoscere. Inoltre c'è da dire un'altra cosa: quanti satanisti, vorrei fare un esempio, ci sono nel mondo? Domando. Qualcuno risponderà: beh, milioni. Io correggo, non milioni, ma decine di milioni. Vi domando una cosa: sono indemoniati questi satanisti? Qualcuno risponderà: beh, certo, anzi, sono gli indemoniati per eccellenza. Domanda: se io vado da uno di loro e sgrido i demoni che sono dentro di loro, cosa pensate che succeda? Vi rispondo io: non succederà un bel niente. Qualcuno dirà: ma perché? Perché? Perché essi non vogliono essere liberati. Non ci credete? Andate personalmente e mettetevi alla prova. Ora è chiaro che se è lo Spirito Santo che ti dà un ordine, una rivelazione, che ti spinge a fare una cosa del genere, allora il discorso cambia. Ma attenzione che sia lo Spirito Santo e non la nostra testa. Ai tempi di Noè erano tutti quanti sotto questo influsso. Infatti il peccato, la violenza regnava ovunque. Se leggiamo il Talmud ebraico ci darà molte delucidazioni in merito, dove gli uomini arrivavano anche a commettere dei peccati sessuali, anche uomini con uomini e uomini con animali. Benedetto è il nome del Signore, e quindi tutti erano sotto questo influsso che opera nei figli della disubbidienza, eppure nessuno volle salvarsi. Già, quando la persona non vuole salvarsi, Dio rispetta. Vuoi andare all'inferno? Vacci, ma non ti ci mando io, ci stai andando da solo, perché io ho dato mio figlio, dice il Signore nella sua scrittura, per salvare l'umanità, perché l'umanità non vada all'inferno, ma se proprio ci vuoi andare, vacci, ma sappi che sei tu che ci sei voluto andare, e certamente la mia giustizia non ti assolverà, perché io ho amato il mondo e ho dato Gesù, ma la mia giustizia ha condannato il mondo. Sotto dove vuoi stare? Sotto la giustizia di Dio, sotto l'amore di Dio in Cristo Gesù, credendo in Lui, avendo fede in Lui, e questa è una grazia. A te la decisione. Bene. Ora, benedetto il nome del Signore, l'essere indemoniato non ci può impedire di gridare a Cristo. Già, il demonio può solo rallentarci o impaurirci, ma mai impedircelo. A tal proposito c'è un esempio molto chiaro, palese e tangibile. Lo si trova in Luca capitolo 8, i versi che vanno dal 26 al 39. Poniamo mente e fede alla parola di Dio. Inoltre, abbiamo detto che ci sono diversi gradi di impossessamento e allo stesso tempo diversi gradi di manifestazioni. Infatti l'arma più terribile che utilizza Satana, come già detto, lo vogliamo ripetere, è la mimetizzazione, ovvero far credere all'umanità che lui non esiste e che sono tutte favole da baraccone. Di conseguenza, quasi sempre, almeno qui in Occidente, gli indemoniati portano giacca e cravatta o addirittura si trovano dietro un pulpito a predicare un falso evangelo. E quanti ce ne sono? Scandalizzati da quanto detto? Beh,
Ditelo a tutti quei giornalisti che hanno denunciato queste cose nelle principali testate giornalistiche, le quali avvengono in tutte quante queste cose, denunciano loro, in tutte quante le denominazioni cristiane. Ho detto tutte quante le denominazioni cristiane, sono solo tre. Ne parlano anche i giornali che queste cose avvengono in tutte quante queste denominazioni cristiane. Se leggiamo la Bibbia troviamo che il popolo di Dio, potete leggere, ne abbiamo già parlato, c'è un video che abbiamo fatto, si intitola La massoneria alla luce della Bibbia, e ho portato l'esempio di Numeri 25, il Salmo 106, ma insomma il satanismo nel popolo di Dio c'è sempre stato e sempre ci sarà finché Gesù non tornerà per instaurare il suo millennio. Ma ahimè, capita anche che il diavolo si smaschera, cioè che non porta la giacca e la cravatta, che questi non portano la giacca e la cravatta, quindi il diavolo si smaschera ed esce fuori allo scoperto, come abbiamo letto in Marco 9. Questo avviene soprattutto all'estero, Latino America e Africa. Questo perché in questi posti esiste una fede generale molto elevata, di conseguenza la gente, credendo sia in Dio che nei demoni, il diavolo non ha nessun problema nel manifestarsi. Ora, come avvengono queste manifestazioni? Benedetto il nome del Signore, lo abbiamo visto nel passo appunto che ci sta facendo scuola, Marco 9, nel verso 18. Il verso 18 ci dà alcune delucidazioni in merito, fra cui cadere per terra, schiumare, digrignare i denti, trasformazione del corpo. Ai ai ai. Queste sono le manifestazioni che la scrittura ci rivela che si manifestano in un indemoniato, ovviamente a quel livello. Come abbiamo già detto, lo ripetiamo, vi sono diversi livelli di impossessamento e anche di manifestazioni. Infatti, così come troviamo scritto, siate ripieni dello Spirito Santo, questo vuol dire che si può anche non essere ripieni, come è scritto in Prima Tessalonicesi 5:19, appunto non spegnete lo Spirito. Allo stesso modo Satana farà in maniera che chiunque cada sempre di più in basso nel peccato, affinché esso possa trovare spazio in lui, potendo così entrare in lui e utilizzarlo come dimora per molti spiriti immondi. A tal proposito puoi vedere sempre Marco, l'Evangelo di Marco, ma il capitolo 5, i versi che vanno dal 9 al 14, e ancora Matteo 12, i versi che vanno dal 43 al 45. Quest'ultimo ci rivela che i demoni trovano riposo nel dimorare in un corpo. E qui è Gesù in persona che ce lo sta rivelando. E come detto altrove, appunto nel video intitolato Sheol, soggiorno dei morti, inferno, il Signore Gesù non ci è venuto a raccontare storielle, favole o barzellette, ma Egli è la via, la verità e la vita. Egli racconta la verità. Benedetto è il nome del Signore. Ora, le manifestazioni che si producono in un indemoniato a quel livello certamente sono di più di quelle descritte nel presente capitolo. Le testimonianze sia degli ex stregoni, ex satanisti e quant'altro, sia anche dei fratelli pastori e evangelisti che hanno operato il loro ministerio laddove queste realtà sono all'ordine del giorno, vedi Haiti, Brasile e Messico, la cosiddetta trilaterale satanica, questa trilaterale satanica mi fa riflettere moltissimo. Ora, il fatto che molti non credono alla Trinità di Dio mi fa riflettere altrettanto, quando Satana non fa altro che cercare, questo da sempre, di imitare la Trinità di Dio. Ma sarà, comunque. Abbiamo fatto un video intitolato
la Trinità, gli antitrinitari saranno salvati? Domanda. Potete vederlo. Benedetto è il nome del Signore. Ora, una di queste manifestazioni, appunto, di questi indemoniati, anzi, la prima manifestazione che troviamo scritta, appunto, nel verso 18, è cadere a terra. Cadere a terra. E qui vogliamo vedere un po' di originale, però, per capire ancora meglio, ovvero più in profondità, quello che la scrittura ci vuole insegnare. Infatti, nell'originale, la parola che troviamo, cadere a terra, si dice ressei. Anzi, ho sbagliato accento. Ressei. Accento sulla prima E. Ressei, che tradotto significa agitare. Non cadere, ma agitare, scuotere. E non in maniera normale, ma sbattere in maniera, diciamo, forte su se stesso l'individuo, in modo sforsennato. E solo successivamente veniva sbattuto a terra, come troviamo scritto nel verso 20. Benedetto il nome del Signore, dove il termine usato non sarà lo stesso, cioè ressei, ovvero troveremo il termine peson, che significa cadere, e successivamente verrà utilizzato il termine eculieto. Benedetto il nome del Signore, che eculieto significa rivoltarsi, agitarsi, ora a destra, ora a sinistra. Ripetiamo la scaletta. Le parole sono ressei, benedetto il nome del Signore, la seconda è peson, e poi troviamo eculieto. Quindi troviamo prima che viene agitato in maniera extranormale, in maniera sforsennata su se stesso, poi viene buttato per terra, quindi peson, e poi, una volta per terra, viene utilizzato il termine eculieto, che significa rivoltarsi, rigirarsi su se stesso, ora a destra, ora a sinistra. È un bel quadro. Vi faccio una domanda. I profeti veterotestamentari, tipo Daniele, Ezechiele, Isaia, quando cadevano per terra davanti la Shekinah di Dio, cioè la presenza di Dio alla carne dell'uomo, all'uomo in maniera tale che la carne dell'uomo, vedendo Dio, non muoia, ma viva, questa presenza di Dio si chiama Shekinah. Infatti nessuno può vedere Dio nella sua piena natura, eppure essenza e vivere. Però questa manifestazione di Dio all'uomo in maniera tale che la sua carne, vedendo Dio, non muoia, ma resista, si chiama Shekinah. Ora, quando Isaia, Ezechiele, Daniele vi cadevano per terra, davanti la Shekinah di Dio, benedetto è il nome del Santo Signore, cadevano in avanti o cadevano indietro? Questa è la domanda che vi faccio. Come cadevano i figli di Dio? Cadevano in avanti o cadevano indietro? Ovviamente è una domanda provocatoria. Sappiamo tutti che cadevano non solo in avanti, ma in ginocchio e in adorazione. Non troveremo mai un solo passo in tutta quanta la Bibbia, dell'unica regola che dobbiamo seguire, che un figlio di Dio non cadrà in avanti davanti a Dio. Prima di tutti davanti a Dio e non davanti a uomini, predicatori, eccetera, eccetera. Sempre davanti a Dio. Bene. Alla domanda rivolta a un rabbino di Gerusalemme, e in Gerusalemme, sicuramente l'avrete visto anche voi, la domanda fu questa: Rabbi, perché voi ebrei, quando pregate, fate sempre su e giù con questo capo, su e giù, su e giù, su e giù, su e giù? Questo rabbino rispose: Figliuolo, oltre il fatto che ci inchiniamo davanti al nome di Dio, qui c'è tutta una storia che adesso non vi entrerò per non deviare troppo, un altro motivo altrettanto importante è che quando noi ebrei preghiamo,
noi sappiamo benissimo che si potrebbe manifestare la Shekinah. E qualora accadesse, il nostro corpo sarebbe già pronto per prostrarsi per terra in avanti. Infatti, figliuolo, risponde appunto il rabbi, non deve mai succedere che qualcuno cadesse all'indietro, perché sono solamente, unicamente e tassativamente gli indemoniati che cadono all'indietro, figliuolo. Che ne dite di questa risposta? Personalmente risponderò alla luce del Nuovo Testamento. Lasciamo che sia la parola di Dio che giudichi e che condanni o che assolva. Vado a cercare Giovanni 18:6, potete venire con me se desiderate. Giovanni 18:6, benedetto il nome del Santo Signore. Guardate un pochino cosa ci dice Giovanni 18:6. Santo è il nome del Signore. Alleluia! Onde Gesù, sapendo tutte queste cose che gli avverrebbero, uscì e disse loro: chi cercate? Si trovavano nel Getsemane. Chi cercate? Essi gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù disse: io sono d'esso. Ora Giuda, che lo tradiva, era anch'egli presente con loro. Come dunque egli ebbe detto loro: io sono d'esso, andarono a ridosso e caddero in terra. Andarono a ridosso, ovvero andarono indietro, caddero indietro. Benedetto il nome del Signore. E qui c'era anche Giuda che cadde indietro. Domanda. Vogliamo leggere, anzi, prima di fare la domanda, vado a cercare Giovanni 13, 26, 27. Giovanni 13, 26, 27 dice quanto segue: egli è colui al quale io darò il boccone dopo averlo intinto. Ed avendo intinto il boccone, lo diede a Giuda Iscariotto, figliuolo di Simone. Ed allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Guardate un pochino, troviamo Giuda Iscariota che era completamente impossessato niente meno che da Lucifero, ed ecco perché caddero tutti quanti indietro, perché giustamente ha risposto il rabbino, molto molto bene ha risposto questo rabbino, gli indemoniati cadono indietro. E qualcuno dirà: e tutti quanti gli altri? Beh, io non penso che qualcuno che vada a uccidere un altro uomo, tanto più che si tratti del figlio di Dio, non sia indemoniato. Ma tutti quanti i figli di Dio, quando cadono, e soprattutto e unicamente alla luce della Bibbia, cadono prima di tutti davanti a Dio. Davanti a una manifestazione, sono manifestazioni particolari in base a chiamate particolari, e soprattutto quando si rialzano non sono più gli stessi. Guarda l'Apostolo Paolo. Quando si rialzano non fanno più le cose che facevano prima: fornicazioni, adulteri, bugie, bestemmie, eccetera, eccetera, eccetera. Quando cadono si cambia veramente. Benedetto è il nome del Signore. Pertanto è chiaro e palese che tutte quelle manifestazioni dove nelle riunioni, nelle chiese evangeliche, vediamo le persone che cominciano a scuotersi, benedetto il nome del Signore, che cominciano ad agitarsi in maniera incontrollabile, a buttarsi per terra, a rotolarsi su se stessi, cadere indietro, non solo non trovano un rispaldo biblico, ma trovano una disapprovazione, una condanna dalla parte della Bibbia, ovviamente per chi vuole ascoltare la Bibbia. E saranno solo coloro che vorranno ascoltare la Bibbia che saranno salvati. Per non parlare della ormai loro nota origine. Proveniente dalle religioni indiane, in particolare il Kundalini, una dottrina satanica introdotta nelle chiese evangeliche
dai pseudo predicatori della New Age, il Regno Adesso, il G12, il rinnovamento dello spirito, Scientology e tante altre. Benedetto è il nome del Santo Signore. Queste pratiche introdotte nella Chiesa porteranno tutte quelle persone che vi si sottoporranno ad aprire la porta del loro cuore al diavolo. Di conseguenza rimarranno completamente impossessate. Entri sano, esci malato. Fidati. Ci sono tante testimonianze, ma tante, dove delle persone che sono andate a queste riunioni sono state assalite da ciò che comunemente viene denominata la Santa Risata. Ora questo mi fa riflettere, perché troviamo che Gesù ha pianto, ma non troviamo che Gesù ha riso. Da dove viene questa Santa Risata? Casomai ci dovrebbe essere il Santo Pianto, e lo dico in senso ironico, benedetto il nome del Signore, in senso ironico non nei confronti della Scrittura, ma di questi personaggi, di questi predicatori che si sono prestati a quest'opera diabolica. È chiaro che Gesù ha riso nella vita, ma non lo ha lasciato scritto per insegnarci quanto è grave la nostra situazione. Ecco perché troviamo che Gesù ha pianto e non che ha riso, troviamo scritto che Gesù ha pianto e non ha riso, perché ci vuole insegnare, dimostrare che la nostra situazione è tragica e triste e drammatica, e ci vuole altresì insegnare quanto è serio il compito, l'atto che Gesù ha compiuto sulla croce del Calvario per la salvezza dell'umanità, affinché chiunque creda non perisca, perché si tratta di un mondo che sta camminando verso la perdizione, ed è per questo che la situazione è tragica e c'è ben poco che da ridere. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi queste testimonianze di queste persone che vi sono stati in queste riunioni, molte di queste hanno testimoniate che, essendo cadute sotto il flusso di questa pseudo santa risata, che di santo non c'ha ber niente, scusatemi, e una volta iniziata questa pseudo santa risata non sono più riusciti a smettere per giorni e giorni. Questa si chiama possessione, non riuscire più a smettere. Di Gesù invece si legge nella Sacra Bibbia: io sono alla porta e busso, e chi vuole mi apra, e allora entrerò. Gesù non si impossessa di nessuno. Apocalisse 3, verso 20. Ad ogni modo, non è questo l'oggetto principale della seduta, quindi ci fermiamo qui. Se volete approfondire, potete vedere i nostri video. Abbiamo fatto circa un paio, uno di questi si intitola Cadere indietro, Kundalini, Pentecostalismo sfrenato, New. L'altro si intitola La massoneria alla luce della Bibbia. Questi i titoli. Bene, abbiamo parlato di alcune delle caratteristiche visive di un indemoniato, ovviamente a quel livello. Ora invece vogliamo parlare di una delle tantissime cose che comporta l'essere impossessati. Essa si trova nel verso 21 e anche nel verso 22, dove viene dettagliatamente determinato, asserito, che questi spiriti in continuazione cercano di uccidere la loro vittima. Ripeto, cercano di uccidere, materialmente parlando, la loro vittima. È implicito che se non ci riuscivano era grazie all'intervento dei genitori. Stiamo parlando adesso di Marco 9. Ovviamente Dio era al di sopra di tutti, che vegliava su quel fanciullo. Questi suicidi che ancora oggi avvengono nella nostra società mondiale, quante migliaia di testimonianze si sentono di persone che ascoltano voci che le spingono al suicidio. Queste voci altro non sono che le voci provenienti dagli inferi. Non le ascoltare. La soluzione c'è. Si trova nel verso 25, ed è Gesù. Ovunque tu sia,
in questo momento, se senti il desiderio di toglierti la vita, mettiti in ginocchio, alza le mani al cielo, invoca il nome del Cristo vivente. Non lo fare una volta, ma fallo sempre, tutti i giorni. Se ci sono queste voci che ti sussurrano queste cose, Cristo ti ama più di quanto tu possa credere o immaginare. Egli è una persona, ovvero è reale, è veramente una persona, è un essere che esiste, è vicino, non è lontano da questa umanità, anzi è molto più vicino a ognuno di noi di quanto possiamo credere o immaginare. Cercalo, invocalo, lodalo. Non c'è diavolo che ti possa trattenere, ma possono solamente impaurirti, possono anche minacciarti, ma sappi che una cosa molto importante: Gesù ha vinto Satana sulla croce del Calvario, benedetto è il nome del Signore, e c'è una promessa per te: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Questo è scritto in Gioele 2:32. Benedetto è il nome del Signore, non ascoltare mai queste voci che ti incitano, così come incitano migliaia e migliaia e migliaia di persone a fare queste cose, questi suicidi, che altro non sono appunto che manifestazioni demoniache. Benedetto è il nome del Signore. Bene, ora vogliamo spostarci di un argomento per meditare la forma che un credente deve affrontare, qualora necessario, una situazione del genere. E la risposta è sempre il nostro Signore Gesù Cristo a fornircela, e si trova nel verso 29. Apparentemente, se il passo si leggesse in maniera superficiale e veloce, si potrebbe prendere questo verso alla lettera, ma in verità così non è. Questo verso è molto più profondo di quello che sembra, infatti non va esaminato da un solo punto di vista, ma da tutti. Ovviamente lo faremo in maniera sempre generale, in quanto il tempo non ci permette di fare diversamente. La prima cosa che vogliamo dire è che è necessario essere un credente e non un miscredente. A tal proposito c'è un passo che ci fa scuola e si trova in Fatti degli Apostoli, nel capitolo 19, dai versi che vanno dal 13 al 16, e vogliamo leggerlo. Vado a cercarlo nella mia Bibbia, Fatti 19, dal verso 13, benedetto il nome del Signore, al 16. Leggiamo. Ora alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono di invocare il nome del Signore Gesù sopra coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: noi vi scongiuriamo per Gesù, il quale Paolo predica. E coloro che facevano questo erano certi figliuoli di Sceva, giudeo principale sacerdote in numero di 7. Ma lo spirito maligno, rispondendo loro, disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò a loro e, sopraffattili, fece loro forza, talché se ne fuggirono di quella casa nudi e feriti. Già, è un bel passo che ci fa scuola. Ora però vogliamo altresì dire anche un'altra cosa. È risaputo che nel Medioevo erano molti a sgridare gli spiriti, e questi molti spesso erano anch'essi empi, eppure gli spiriti uscivano. Domanda: perché? Non è una contraddizione? Assolutamente no. Dio è amore, e siccome è Lui che determina, che decreta, che ordina che gli spiriti immondi fuoriescano, questo per misericordia nei confronti del povero indemoniato, a prescindere chiunque sia a sgridarli. Ovviamente stiamo parlando di indemoniati veri in questo momento,
Infatti nel Medioevo, sotto l'Inquisizione cattolica, dove morirono circa 90 milioni di persone per mano appunto della Chiesa cattolica, fra cui decine di migliaia di ebrei sefarditi in Spagna, chiunque leggeva le sacre scritture veniva accusato anche di stregoneria, quindi di essere impossessato, e quindi venivano perpetuate queste false accuse pur di avere un pretesto, facendolo così passare per un indemoniato quando in realtà altro non era che un cristiano vero. Ad ogni modo, tornando ai nostri indemoniati veri, nostri nel senso di oggetto del discorso, il fatto che venissero liberati da veri e propri empi trova anche sostegno nella Sacra Scrittura, e questo lo si trova, benedetto è il nome del Signore, in Matteo 7, i versi 21, 22 e 23. Ora, comunque, al di là delle eccezioni che si possono riscontrare nell'esorcizzare a qualcuno, è necessario in assoluto essere figli di Dio, quindi nati di nuovo. E come già accennato prima nel verso 29, è assai delucidante il verso appunto 29 e va letto in profondità e non superficialmente. Vi troviamo scritto che questa generazione di demoni non esce per alcun altro modo che per la orazione e per il digiuno. È chiaro che vi sono nel regno delle tenebre, così come nel regno di Gesù, vari tipi di demoni, quali principati, potestà, potenze, signorie. A tal proposito abbiamo anche fatto uno scritto che si trova nel nostro sito www.casaceleste.org, nella pagina I nostri scritti, dove parliamo dettagliatamente di queste cose e di molto altro. Comunque, a tal proposito, sulla classificazione degli angeli, sia caduti che non, puoi paragonare i passi biblici quali Efesi 1, 20 e 21 con Efesi 6, 12 e ancora Colossesi 1, 16 con Colossesi 2, 15. Questi sono alquanto delucidanti. Benedetto il nome del Signore, pertanto è chiaro ed è evidente che certi tipi di demoni, essendo più forti, essendo appunto troni, principati, c'è necessità di accompagnare questa impresa con digiuno e con orazione. Ora però, al di là di questa grande verità, dobbiamo scendere anche, come già detto prima, più in profondità nel verso per capire tutto l'insegnamento che ivi si trova. E l'insegnamento è questo: si parla di credenti, quindi di cristiani. E qui il Signore Gesù ci sta trasmettendo un insegnamento, ovvero il vero credente è una persona di orazione e di digiuni, altrimenti non sarebbe tale. Infatti, a tal proposito, si può vedere prima Tessalonicesi 5,17, dove ci dice appunto di pregare sempre, e ancora Matteo 6,16 e Marco 2,18-20 ci dice che dobbiamo digiunare. In questa maniera il vero discepolo di Cristo sarà veramente un discepolo, e anche un discepolo pronto, atto e preparato ad affrontare ogni evenienza. Inoltre, non pensare che perché sei un figliolo di Dio puoi fare quello che vuoi. Questa è una grande verità. Puoi essere chi che sia, ma non puoi fare quello che vuoi. Ti porterò un solo esempio, ciò per seguire appunto il tema della seduta. Alcuni indemoniati non potrai mai liberarli, perché essi non vogliono essere liberati. Lo abbiamo accennato prima e lo ripetiamo. Giuda nel Getsemane e tutta la compagnia erano indemoniati, eppure nessuno li sgridò. Qualcuno dirà: sì, è vero, comunque era la volontà di Dio che essi eseguissero quello che avevano iniziato. Appunto, ti sei risposto. Allo stesso modo, tante cose ancora oggi sono volontà di Dio, e non c'è niente che tu possa fare.
Guarda l'apostolo Paolo che fu schiaffeggiato da Satana. Nell'originale non leggiamo schiaffo, leggiamo colafiso, che significa un fortissimo colpo. Fu schiaffeggiato da Satana, ora usiamo le nostre versioni, e per lasciapassare di Dio, benedetto il nome del Signore. Quindi molte volte ci si accorge di persone che ci stanno vicino a noi e sono indemoniati, e non possiamo fare un bel nulla se non che pregare. E per portare alcuni esempi anche storici per far capire queste verità, vogliamo parlare di due personaggi. Uno è il purtroppo famoso Hitler, e l'altrettanto purtroppo famoso Stalin. Nessun cristiano ebreo, o chiaramente giudeo, ovviamente, ebreo-giudeo, chiaro. Ci sono anche gli ebrei atei, che poi gli atei non esistono perché io non ci credo. Comunque nessun cristiano o ebreo-giudeo, ovviamente, dirà che non erano indemoniati. Anzi, tutti sappiamo che sia Hitler che Stalin erano indemoniati. Ora, pensi tu, e se fossi andato lì davanti a Hitler e gli avessi detto esci Lucifero, che fine pensi che avresti fatto? A Roma diciamo la fine del sorcio. Quindi la morale è questa: bisogna sempre discernere la situazione, chi ci sta davanti, se è malato, se lo fa apposta, o se magari è solo convinto o veramente è indemoniato, e allora bisogna agire. Sempre bisogna discernere, perché a volte non c'è proprio un bel niente da fare. Benedetto il nome del Signore. Ora, qualora però ci si presentasse la situazione dove veramente dobbiamo agire, come dobbiamo fare? Beh, la parola di Dio, la Bibbia, ci dà le direttive. La regola numero uno è appunto essere figli di Dio. E poi un'altra regola importante è non chiudere mai gli occhi davanti a un indemoniato, altrimenti potresti ritrovarti per terra con lui sopra di te. Bisogna sgridare lo spirito, ma nel nome di Gesù, benedetto il nome del Signore. Inoltre tieni sempre presente che i demoni non vogliono uscire. Ho sentito ministri di Cristo, persone che hanno dovuto ripetere l'operazione per molti giorni. Sicuramente l'incredulo riderà davanti a tutte queste cose. Io non riderei troppo. Sappi che ci sono più satanisti, massoni, illuminati, stregoni, maghi nel mondo che cristiani. Ci sarà un motivo per questo. Bene. E adesso siamo arrivati a quello che comunque e deve essere l'oggetto principale della nostra seduta, e cioè i bambini indemoniati. E qui entriamo purtroppo in un tema triste e delicato. Com'è possibile che un bambino sia indemoniato? Ma non fu Gesù in Matteo 19:14 che ci disse: lasciate quei piccoli fanciulli venire a me, perché dei tali è il regno dei cieli. Sì, fu proprio Gesù che ci disse questo. E Gesù non mente. Ora però Gesù a volte permette che avvenga, che si manifesti ciò che l'uomo ha seminato. Vogliamo leggere Deuteronomio 18:9-12, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Benedetto il nome del Santo Signore. Deuteronomio 18:6-12. Santo, santo, santo. Leggiamo. Chiedo scusa, non dal verso 6 ma dal verso 9, Deuteronomio 18:9. Leggiamo: quando tu sarai entrato nel paese che il Signore Dio tuo ti dà, non apprendere a fare secondo le abominazioni di quelle genti, non trovisi fra te chi faccia passare il suo figliuolo o la sua figliuola per il fuoco, né indovino, né pronosticatore, cioè indovinatore, né augure,
né malioso, né incantatore, né chi domandi lo spirito di Pitone, cioè che consulti gli stregoni, né mago, né negromante, perciò che chiunque fa queste cose è in abominio al Signore, e per cagione di queste abominazioni il Signore Dio tuo scaccia quelle genti dinanzi a te. Benedetto il nome del Signore. I casi dove un fanciullo può rimanere impossessato sono molti. Ora però vogliamo precisare che comunque il fanciullo, in base all'affermazione di Cristo citata in Matteo 19, verso 14, non perde la salvezza eterna. Questo ovviamente fino all'età della ragione, che gli ebrei collocavano e collocano ancora oggi all'età di 13 anni. Ora io penso che quest'età può cambiare, è una mia idea personale, da individuo a individuo, ripeto, è una mia idea personale. Ovvero c'è chi matura prima, c'è chi matura dopo, comunque si può trattare di un massimo di un anno di differenza in più o in meno. Benedetto è il nome del Santo Signore. Comunque, come già detto, Gesù permette che l'uomo, l'essere umano, raccolga quello che ha seminato. Ed ecco qui che in molte famiglie, benedetto il nome del Signore, uno dei due partners, o anche tutte e due, spesso hanno a che fare con l'occultismo, a volte in maniera concreta, altre volte in maniera apparentemente inoffensiva. Lasciami dirti una cosa, non esiste magia bianca o magia nera, è sempre lo stesso diavolo. Altrettanto non esiste nessuna differenza fra ciò che reputi pesante da ciò che pensi sia irrisorio, cioè una sciocchezza. Se sei uno di quelli che si fa fare le carte, sappi che stai aprendo delle porte ai demoni, a Satana. Questo vale anche per l'oroscopo, farsi leggere le mani e qualunque cosa abbia a che fare con la divinazione, con la magia o con qualunque altra cosa. Questi demoni entreranno anche dentro casa tua e i tuoi figli sono delle vittime, e questo per colpa tua, non per colpa di Dio, perché Dio ti dice di non fare quelle cose e tu le stai facendo e tu ne pagherai le conseguenze, dimostrando così di non amare Dio, e non solo di non amare Dio, ma di non amare neanche i tuoi figli. Ti dovresti solo che vergognare di fare queste cose. Ogni anno spariscono migliaia di bambini in tutto il mondo per essere sacrificati, in particolare nel mese di ottobre, nelle ultime due settimane. Stiamo parlando della festa di Halloween. Non ti dice niente che tutti vadano mascherati come morti, come zombie, come streghe, come maghi, incappucciati, eccetera? Non ti fa riflettere tutto questo? Non ti fa riflettere che nei cimiteri nel mese di ottobre viene intensificata la sorveglianza? Sappi che ottobre è il mese consacrato a Satana e le ultime due settimane culminano in due sacrifici umani, e in una di queste due, quella di un bambino, e questo succede anche in Italia, molto probabilmente in ogni delle 22 regioni d'Italia, e la polizia lo sa benissimo, i mass media lo sanno benissimo, non mi sto inventando niente. E i genitori cosa fanno? Permettono che i loro figli frequentino queste feste, permettono loro che si vestano con quelle vesti. Benedetto il nome del Signore. Sappiate una cosa, voi genitori che permettete queste cose, specialmente dopo aver la consapevolezza di questa verità, state aprendo le porte a Satana, e i vostri figli li vedrete cambiare, e ora vi dirò come. Diventeranno aggressivi, sempre più irrequieti, nervosi, intemperanti, disubbidienti. Un'altra caratteristica, quando si iniziano a aprire le porte a queste entità,
e l'isolamento. E un importantissimo monito è l'odio. Un bambino non può odiare. È impossibile che un bambino odi. Un pastore chiese a un bambino: a chi odi tu? Lo ha messo alla prova. E lui gli fece un elenco. E da lì capì che non era pulito dentro. E individuò anche il perché. Poi parleremo del perché. Altre manifestazioni sono l'identità sessuale confusa. Un bambino che gioca con bambole all'improvviso, dall'oggi al domani, che pettina le bambole, che gli piacciono i giocattoli da bambina, eccetera. O viceversa per le bambine. Benedetto è il nome del Signore. Non parlare per niente, appunto, è un altro monito. E la cosa triste di tutto questo è che molte chiese festeggiano l'Halloween. Che tristezza. E altre ancora si sono inventate l'anti-Halloween. E fanno vestire i bambini della chiesa da angeli il giorno dell'Halloween. Perdonatemi la mia disapprovazione. In questa maniera si ricorda ai bambini che l'Halloween esiste e gli si dà importanza e gli si ricorda che hanno un'alternativa, enfatizzando appunto questa festa di Halloween. E così si peggiorano le cose, quando ogni persona matura e cosciente sa benissimo che l'indifferenza è sempre la miglior arma, accompagnata dal dialogo. Parla piuttosto con tuo figlio e spiegagli le cose alla luce della Bibbia, e tutto accompagnato dalla preghiera. Questo è un comandamento di Dio. Inculca al fanciullo la legge. Inculca al fanciullo la legge. Se hai fede nella parola di Dio, lo farai. Metterai seduto su un tavolino ogni giorno, vedi tu lo sai. E oggi un verso, oggi una parola, oggi una preghiera. Benedetto è il nome del Signore. E accompagnerà il tutto non solo con la preghiera, ma con l'esempio. Tra i due genitori deve esistere l'armonia. Certamente se il bambino vedrà che i due genitori non portano un buon esempio, tutto quello che gli dirai non valdrà nulla. Vi faccio un esempio. Avete mai sentito parlare di Anthony LaVey? Anthony LaVey è stato lo scrittore, purtroppo, del libro più famoso del satanismo, ovvero la Bibbia satanica. È stato il più famoso satanista, morto pochi anni fa, su tutta la faccia della terra, il quale ha innalzato un tempio a Satana negli Stati Uniti. Anton LaVey era figlio di credenti, ma questo ragazzo nella sua fanciullezza ha visto che i suoi genitori dentro casa non vivevano l'Evangelo che professavano con la bocca, e nella chiesa ha visto delle cose che lo hanno talmente scandalizzato che lui ha detto: se questo è il Dio dei cristiani, preferisco servire Satana. E allora ha cominciato a interessarsi nell'occultismo fino a diventare il più grande satanista sulla faccia della terra. Anton LaVey, autore del libro La Bibbia satanica. Attenzione a quello che fate dentro casa, a come vi comportate con i vostri figli, a quello che gli fate vedere. Benedetto è il nome del Signore. Insegna e inculca la parola, la legge al fanciullo, ma soprattutto con il comportamento. L'Halloween non è uno scherzo, non è un gioco da ragazzi. Le statistiche fatte non dai cristiani, ma dal mondo, le pietre grideranno, ha detto Gesù. Le statistiche dicono che ogni anno le sette sataniche nel mese di ottobre crescono, proliferano numericamente, ripeto, nel mese di ottobre, il mese di Halloween. In una scuola domenicale di una chiesa evangelica, una bambina venne in contatto, non si sa come,
con un libro di Harry Potter. Lo lesse, era abbastanza grande per poterlo leggere. Dopo averlo letto, si rivolse ai suoi genitori e gli disse: papà, mamma, non voglio più venire alla scuola domenicale. Non voglio più nulla avere a che fare con Gesù. Voglio essere una strega. E non andò più alla scuola domenicale. Ti faccio una domanda. Sai quello che i tuoi figli in questo momento stanno leggendo? Li stai controllando? O li lasci che sia la nuova babysitter, la babysitter del 2013 a pensarci, cioè il televisore o il computer? Sei al corrente di quello che succede nei programmi televisivi, uno su tutti, Walt Disney? Sai che Walt Disney ha pagato e ancora sta pagando milioni e milioni di dollari per denunce a incitamento ai minori, a satanismo, sesso e quant'altro? Su internet ancora puoi trovare qualche cosa, specialmente su YouTube. Ovviamente se parli spagnolo o inglese sarà tutto molto più facile, in italiano come al solito abbiamo ben poco. Comunque sono cose documentate. Walt Disney è stato e viene ancora oggi accusato per propagazione a satanismo. Tutti questi cartoni animati tipo Dragon Ball e quanti altri che neanche li conosco, io non ho la televisione, non la guardo. Non sto dicendo che non bisogna guardare la televisione, sto parlando di me. Ognuno fa quello che vuole, ma puoi guardare quello che vuoi purché quello che guardi sia buono, non sia male. Ora tutti questi cartoni animati, Dragon Ball e quelli tanti altri, sono stati fatti fare in Cina da un gruppo di satanisti. Forse davanti a queste cose riderai. E io ti rispondo: ridi pure, io ti ho avvertito. Ti ho avvertito anche a costo di essere deriso, perché guai a me se non lo faccio. Ezechiele 33 mi avverte: guai a te se taci, guai a te se taci. E in virtù di questo comandamento, perché amo il Dio e di conseguenza amo anche il mio prossimo, io non voglio che il mio prossimo si perda. Ad ogni modo, se non gridiamo noi, lo faranno le pietre. Ripeto, i cuori non rigenerati, e infatti sono proprio questi che spesso denunciano queste cose, pur essendo atei. Se voi andaste in Centro America, c'è il boom dei gnomi. Sono tipo puffi, fiammelle, driadi, pixies, dove nelle istruzioni, quando compri questi pupazzi, nelle istruzioni c'è scritto che li devi attivare questi pupazzi e devi recitare delle formule che, guarda caso, sono delle vere e proprie espressioni ritualistiche che vengono utilizzati nelle stesse sedute spiritiche sataniche. E guarda caso, così come avviene in Harry Potter, quelle frasi, quelle formule sono veramente utilizzate nel satanismo. E guarda caso, dopo aver attivato questi pupazzi, essi cominciano ad agire e dentro casa cominciano a sparire oggetti, benedetto il nome del Signore. Cominciano ad accadere cose strane. E soprattutto il fanciullo, il bambino, questo sta succedendo in Centro America, il fanciullo si isolerà sempre di più, benedetto il nome del Signore, in quanto questi silfidi, queste ondine, queste fiammelle, questi driadi, pixies o nifei, altri sono trolls, gnomi, folletti, puffi, elfi, fate, chi più ne ha più ne mette, si iniziano a muovere e si iniziano a manifestare a loro, e ci sono centinaia di bambini che stanno testimoniando queste cose, benedetto il nome del Signore, addirittura, benedetto il nome del Santo Signore, le principali testate televisive stanno lanciando l'allarme. I bambini si isolano sempre di più,
trovando in questi pupazzi, che veramente si manifestano a loro, ovviamente sono demoni, e concludono che questi pupazzi sono la cosa più importante per loro, più degli stessi genitori, e se i genitori o che sia si azzardassero a toccare quel pupazzo, mettendo così a repentaglio la sua incolumità, il bambino sarebbe capace di fare qualsiasi cosa purché quel pupazzo non venga attaccato. Non ci credete? State facendo il gioco di Satana. Queste cose avvengono e sono denunciate dai mass media. E come cristiano ti dico una cosa. Prendi un bel sacco della spazzatura e comincia a fare un po' di pulizia dentro casa tua. Prega, usa anche il raziocinio, la ragione che ti ha dato il Dio. Hai una ragione, ma soprattutto apri la parola di Dio e leggila. E ovviamente poni mente e fede. In Abruzzo l'anno scorso, il 6, il 7 e l'8 luglio, dalle 11 di mattina fino a notte fonda, a Caramanico Terme di Pescara, è stata organizzata la nona festa dedicata ai gnomi, agli elfi, alle fate e ai folletti. L'afflusso è stato a dir poco tutto esaurito, la gente interessata in queste cose ogni anno aumenta. Molti iniziano per gioco. E poi, come si dice, è un gioco, è una cosa ingenua, da cosa nasce cosa? Passano gli anni, il ragazzo cresce, incomincia a prendere familiarità con queste cose, poi gli capita un libricino, fino a trovarsi immersi nel vero e proprio occultismo. E loro e i loro figli. Mi viene da sorridere? Io non sorriderei troppo. Di esempi se ne potrebbero fare ancora molti, ma vorrei finire con i videogames. Molti di questi sono diabolici, progettati direttamente da chi ha a che fare con l'occulto. Non potete immaginare quanti sono coinvolti nell'occultismo. Si parla di tranquillissimamente miliardi di persone. Avete il buon senso e sapete benissimo riconoscere molti di questi oggetti per la sua maggioranza. Io vi dico, state attenti ai vostri figli, state attenti a voi stessi e benedete il nome del Signore. Qualsiasi cosa guardate, ascoltate e dove andate, ponete mente a come lo fate. Vorrei concludere con la parola di Dio e leggere qualche passo. Vorrei leggere Matteo 5, 13, 16 per poi andare a conclusione. Matteo, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Matteo 5, la parola che ci può dare vita eterna. Questa è la parola di Dio, la Bibbia. Leggi la Bibbia, credi in essa. Matteo 5, 13, 16. Leggiamo: voi siete il sale della terra. Ora se il sale diviene insipido, con che lo si salerà egli? Non val più a nulla, e non se non a esser gettato via e a esser calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. La città posta sopra un monte non può essere nascosta. Parimenti non si accende la lampada e si mette sotto il moggio, anzi si mette sopra il candeliere, ed ella luce a tutti coloro che sono in essa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, a ciò che veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Andiamo a leggere anche il verso 29-30. Ora se l'occhio tuo destro ti fa intoppare, cavalo, gettalo via da te, perciò che egli val meglio per te che un dei tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Se la tua mano destra ti fa intoppare, mozzala, gettala via da te, perciò che egli val meglio che per te uno dei tuoi membri perisca, che non che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Attento a quello che vedi, attento a quello che ascolti,
benedetto è il nome del Signore. Vogliamo leggere anche Romani capitolo 6, benedetto è il nome del Signore, lo vado a cercare. Romani capitolo 6, solamente il verso 13. Leggiamo quanto segue. Santo, 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 e non prestate le vostre membra ad essere armi di iniquità al peccato, anzi prestate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra ad essere armi di giustizia a Dio. Benedetto è il nome del Signore. E ancora il verso 19, io parlo nella maniera degli uomini, per la debolezza della vostra carne, perché siccome già prestaste le vostre membra ad essere serve alla bruttura e alla iniquità per commettere l'iniquità, così ora dovete prestare le vostre membra ad essere serve alla giustizia e alla santificazione. Benedetto il nome del Signore. E vorrei concludere con Seconda Corinti 6. Seconda Corinti 6, santo, santo, santo è il nome dell'Eterno. Cristo vive e torna presto. Prima Corinti 6, santo, dal verso 16 al verso 18. Chiedo scusa, è Seconda Corinti 6, dal verso 16 al 18 leggiamo. E che accordo vi è egli del Tempio di Dio con gli idoli, poiché voi siete il Tempio dell'Iddio vivente. Siccome Dio disse, io abiterò nel mezzo di loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi mi saranno popolo, perciò dipartitevi del mezzo di loro, separatevene, dice il Signore, non toccate nulla d'immondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore onnipotente. Abbiamo letto, non toccate nulla d'immondo. Pensate che solo il toccare qualcosa di immondo, quindi di satanico, può essere per noi deleterio. Che Dio ti benedica grandemente. E a Dio sol savio vada sempre tutta la lode, la gloria e l'onore da sempre in eterno. Amen.